stata una gara molto molto tirata, ma sono molto felice del risultato, anche perché ho fatto quarta elite assoluta e quindi sono andata, siamo andate anche Matilde, siamo andate veramente forte. E io non avevo mai fatto fare ad Alpago, però è una gara molto dura, mi è piaciuta e sicuramente l'anno prossimo la rifaremo. Il nuoto diciamo che è andato bene rispetto ai miei standard e sono uscito secondo e dopo nella zona cambio mi sono avvantaggiato un po' rispetto a Goppo, che poi mi ha ripreso in bici e mi ha staccato anche complice una caduta nella prima discesa e dopodiché ho continuato a spingere finché non arrivava Cigana, perché sapevo che prima o poi mi ritornava dentro. E ecco, poi la corsa l'ho gestita per mantenere il terzo posto. Come al solito pago abbastanza dal nuoto, ho preso 3 minuti da Barison che comunque è il più forte nuotatore che c'è in Italia. E poi la frazione bike ho cercato di gestirla al meglio, purtroppo il fondo era particolarmente viscido dopo le piogge di ieri sera. Sofia, nei due giri sono caduto 4 volte e questo non mi ha permesso di ricucire il gap con il primo, che comunque è andato veramente forte. Sceso a piedi comunque so come corre lui e so come corro io, per cui ero abbastanza fiducioso di andarlo a prendere. Una competitività molto longeva, la tua, il tuo segreto? Parliamo di quelli della tre. Ma il segreto è questo, io a parte le doti che mi hanno dato i genitori che devo ringraziare, però il segreto il mio è questo. Io spazio, faccio qualsiasi sport, qualsiasi distanza, e questo mi tiene sempre acceso il fuoco della passione dello sport. Faccio dalle gare lunghe alle gare corte, mi diverto come un matto, e questo qua è il mio segreto. Penso.